oggi siamo qua su The Cave. Ok, allora, continuiamo. Nell'ultimo episodio abbiamo visto l'intera storia, cioè abbiamo visto ovviamente la storia del cavaliere, e in più comunque abbiamo scoperto che quello non è un vero cavaliere, ma è semplicemente una persona. Infatti poi era morto il padre, morto la figlia, cioè ok, se abbiamo fatto cadere un paio di cose che purtroppo non si possono cambiare. Quindi vabbè, dai, portiamoci la spada presso. Ecco, oddio no, qui, cioè, qui aveva, no, qui il padre della principessa aveva già preparato tutto e noi, no, non ci voglio credere, ragazzi. Ok, intanto ci hanno aggiunto questa, quindi credo che appunto abbiamo completato tutta la storia. Ok, andi qui. Ok. Oh, la spada è andata lì. Ma ce la facciamo? No. Ok, non ce la facciamo. Niente, quindi non credo si possa andare di qua. Oddio no! Non volevo. Vabbè. Tanto lì non credo dovevamo passare perché con respiro. A meno che, aspetta, a meno che magari non ce la fanno loro due. Può darsi, non si sa mai, comunque ci dobbiamo provare. Ok, ce la sta facendo. Ok, no, non ce la sta facendo. Bene, proviamo almeno con lei, che ti posso dire? Comunque un attimo provare. No, ok. Rifaccio un attimo riprendere il respiro perché ho un attimo sprecato il tempo con questo, con questa cosa, quindi. Ok, no, no. Ok, non ce la fanno, quindi dobbiamo per forza proseguire dove siamo andati col cavaliere. Ok, andiamo di qui. Uff. Oddio. Ok. No, 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 no. Non conviene. Ok, lui che è già qui. Che succede? Però mi sa che dobbiamo aspettare. Andiamo un attimo con lui. Just because you can pull a lever doesn't mean you should. Our intrepid trio may not give this kind of seismic meddling a second thought, but choices have consequences. I've played host to more truth seekers than any human would care to count, and I know an omen when I see it. Trust me, this is ominous. Ominous? Ominous. Yeah. Cosa sta vaneggiando, scusate. Yeah, ominous. Oh, never mind. Ok, sta un attimo vaneggiando, credo, eh. Sta dicendo un presagio, sì, un presagio, sì, sì, no, un presagio. Vabbè, se lo dici tu, caverna, visto che sei tu qui che decidi tutto, fai come vuoi. Qui pozza d'acqua. Oh, di qua. Che pizza, tutto chiuso. Dove dobbiamo andare? A parte che ci hanno raggiunto, bene. Ok. Dobbiamo continuare, ma di preciso, se, cioè stiamo andando più sotto del mondo possibile immaginabile. Ah, aspetta, prima. Ah no, ok, di qua non possiamo andare, quindi andiamo di qui. Ok, che cosa. Ma chi è? Oddio, ci ho buttato un secchio in testa. Ho buttato una pala. Il cibo, cos'è? Ma che dobbiamo portarti? Oddio! Oh madonna. Ah lì? Mi è scoppiato dentro in faccia. Ok, qui abbiamo un coso, un bellissimo secchio. Non so se comunque lì c'entra la pozza d'acqua. Non so se. Ah sì, ok. Ma che ci dobbiamo tipo buttare in faccia quel tizio, non lo so. Può darsi, non dico niente. Non lo so. Ok, beh. Tanto li abbiamo portati qui. Scatola di mais distrutta. Merda! Ah, ok, almeno ce l'abbiamo. Mi spieghi che dobbiamo fare, che è? Che cosa? Che ho fatto? Senti quella dinamite. Ok, abbiamo preso la dinamite.
Non è che... Allora, aspettate un attimino, ok? Appunto, forse la dinamite possiamo utilizzarla per distruggere quei cosi. Allora, ragazzi, io so totalmente a caso tutte le cose che mi vengono fatte. Cioè, io non so di preciso per quale motivo o perché lo sto facendo. Sono tutte presunzioni, oddio. Sono tutte cose che mi vengono in mente in questo momento. Ok, vedete, qui forse possiamo riuscire. Ecco. No, no. Ah, ecco. Scappa! Non so. Proviamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok. Cos'è? Beh, ah no, ok. Qui possiamo passare? Sì. Ah, però non ci fa andare, ok. No, qui sotto non possiamo andare. Questo è il vagone. Oh, lì c'è qualcosa di bello. Qualcosa di bello. Ok, è del cavaliere, giusto? Sì. Ah, quindi, ovviamente, iniziamo un attimo da capo. Il piccolo plebeo, appunto, vede questo ragazzo che praticamente siamo noi, vede questo cavaliere che sta morendo. Sì, che opportunità, quindi si prende i vestiti del cavaliere, ecco perché in effetti cammina un po' scialloso, nel senso che magari gli stanno un po' larghi. Un allegro imbroglio, quindi lui se ne va tutto vestito tranquillo e lo prendono come un vero cavaliere. Io non ho visto niente, credo che appunto è come se non fosse successo niente e in realtà fosse lui il cavaliere, anche se mi sembra che il cavallo abbia capito cosa è successo. E credo che ovviamente siano tutti tranquilli. Even if what gets you up in the morning is a dangerous lack of interpersonal skills and anger management issues. Ok, ah no. Ok, forse ci serve un altro personaggio. No! Mamma! Ok, forse dico ci serve un altro personaggio perché forse ho capito che cosa dobbiamo fare. Praticamente qui scendiamo un attimino, credo che se noi facciamo così e lo spingiamo questo, anzi no, meglio spingerlo, lo spingiamo, ok, e lo teniamo qui, ok, ce lo dovremmo fare, perfetto, quindi ora lo spingiamo. Spingiamo. Cosa? Ok, mi sa che noi stiamo andando in cima al carrello. Ah no, no, no. My cold! I thought you was gone for good. Time to get down to some serious hoarding. Perfetto, ma lei? Ah no, ok, lei è comunque rimasta qui. Però andiamo un attimo con lui. Andiamo a riprendere un attimo il secchio e mi si... Aspetta, volevo un attimo di andare sopra. Perché in teoria ci sono anche altre parti dove andare, giusto? Che mi sembra di sì, di qua. Aspetta. Sì, ok, allora ritorniamo un attimo giù. E vediamo appunto di prendere il secchio d'acqua, che in teoria l'acqua ci dovrebbe ancora essere, giusto? Prendiamo un altro candelotto di dinamite e vediamo un attimino poi che deve succedere. Ok, eccolo. L'acqua ce ne... se ce ne tira un altro, perché non credo. Sì. Ok, l'abbiamo preso in pieno. Lo lasciamo sempre qui, prendiamo la dinamite e andiamo su. Ok. Tac. Perfetto. Andiamo su, distruggiamo l'altro cosino bello. E poi credo che ha detto, mi sembra, ha parlato di tre, ah, però qui, di tre carrelli minerali in teoria. Quindi forse ce ne sono appunto tre. Perfetto. Distrutto. Ok. Oh, lì c'è quella della scienziata. Ok, vediamo. Ecco appunto, vedete, la terza non l'abbiamo vista. Comunque, anzi, la seconda.
Quindi vediamo, ricerca teorica, vediamo la scienziata che appunto sta pensando, sicuramente appunto sta facendo una ricerca, qualcosa di scientifico ovviamente. Poi la seconda, lo sappiamo, poi scoperta, energia illimitata. Quindi probabilmente lei stava facendo la ricerca sull'energia appunto illimitata e è riuscita a fare questa scoperta. Quindi probabilmente questa parlerà della scoperta che stava facendo, no? Almeno credo, ok. C'è del cibo qui. Ah, però ci serve, allora ci servono gli altri. Facciamo un attimo venire il cavaliere qui e poi magari facciamo venire anche la scienziata, perché ci servono a quanto pare, perché non possiamo accorciare la via magari facendo, passando per dove passano i carrelli, purtroppo. Ho visto che con la scienziata eravamo lì su, invece è rimasta, però che ci posso fare? Ok, di qua no. Magari ce ne servono soltanto due e ne sarei felice se ce ne servono solo due. Quindi, allora, questo... Oddio, è morto! Mi dispiace, non l'ho fatto apposta. Ok, quindi ora... Basta che lui va un attimo qui. Mannaggia, è morto. Ah, ma no, raga. Perché ci serve che sale su. Mi spieghi come cavolo facciamo? Allora, io faccio un attimo abbassare. E questo intanto, aspetta, lo spingo. Però non so se rimanendo da solo magari... vedi, non va. Un'idea. No. Allora, facciamo andare sia il cavaliere che il... non ricordo mai come si chiama. Il monaco. Qui su. Ah no, ok. Così. Allora, intanto lui va qua. Però no. Ci serve anche la scienziata, quindi facciamo un attimo venire la scienziata qui. Ci serve per forza, perché magari deve fare anche con contrappeso insieme al cavaliere, può darsi. Anzi, ne sono abbastanza sicura, perché abbiamo tre personaggi, utilizzare soltanto uno, appunto, diciamo che questa è più una cosa di... come si dice? Di aiutamento, tra virgolette, anche se non credo sia una parola. Ok, quindi facciamo una cosa, facciamo così. Lei muore qua. No. Lui lo facciamo andare qui, no, facciamo andare qui, e lei allora facciamo andare qui sopra, sì, ok, vedete, bene, e questo intanto lo spingiamo, questo lo facciamo così e praticamente loro due devono andare qui su. Quindi intanto non li facciamo mettere lì. Ma no. Ok. No, sbagliato, cavolo. Poi lo facciamo andare qui su. La stessa cosa facciamo fare a lei, magari senza morire. Almeno fanno con contrappeso, babam. E dai. Ok, e ce l'abbiamo fatta con anche il secondo. Perfetto. Quindi praticamente comunque dobbiamo rifare la stessa cosa con il terzo carrello. Magari questo video, ragazzi, uscirà un po' più lungo, però vorrei prima finire appunto questo e prendere tutti e tre i carrelli, perché sicuramente poi ci sarà un'altra storia e vorrei dedicare un episodio intero alla storia, senza che magari poi c'è anche qualcos'altro, quindi come in questo caso prendere un altro carrello, quindi preferisco fare tutto quanto, a prendere tutti e tre i carrelli in questo episodio, anche se esce un po' più lungo. Quindi facciamo così, sicuramente ci butto un altro.
Perfetto. Lo lasciamo sempre qui alla fine. E poi mi sa che quello che ce n'è un altro è più in alto di tutti, credo. Il primo che abbiamo incontrato, mi sembra di sì. Quindi ora ci andiamo un attimino. No. Ok, mannaggia. Ok, non so come ci siamo arrivati lì, ma d'accordo. Credo sia di qua. Boh. Sì, mi sa di qua. Sì. Ok, quindi facciamo un attimo così. Lo lasciamo come sempre lì, di preciso. Ecco appunto, perfetto, è esploso. E dobbiamo prendere praticamente... Oh, quello del monaco. Bene, vediamo la storia del monaco. Mancanza di equilibrio, quindi rivediamo sempre qui. Un solo passo, appunto, vediamo il monaco che è piccolino e appunto sta cercando di diventare rude come il maestro. Giovane apprendista, quindi ovviamente sta imparando. E poi mancanza di equilibrio perché devi ancora imparare. Bene, tutti gli altri... Ah, solo uno ce n'è. Ah, no, no. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Altre 5 addirittura, bene. Piano piano stiamo scoprendo tutto. Mi dispiace per la storia della scienziata che non siamo riusciti, ma questa è da prendere? No, ok. No, qui non si va da nessuna parte. Qui si scende e basta, sì. La scendiamo così. Ah, il carrello è vuoto. Quasi quasi, ragazzi. No, volevo entrarci dentro. Mi sembra... Ma che... Scusate. Perché? Tanto passano le cose carine. Ok, ce l'ho fatta. Sì, però il fatto è che non passa. Ecco, vedete, ragazzi, non passa. Perché? Intanto faccio un attimo di andare davanti. Scusate, fatemi un attimo ricapire la questione. Ok, ho capito. Vedete ragazzi, non... Allora, fatemi un attimo riprovare. Scusate, ma devo capirla sta storia. Devo un attimo capirla. Che cos'è? Vedete che non mi fa niente. Annaggia, no. Tranquilli, questa è la volta decisiva, ce la facciamo. Ok. Non mi fa niente, non mi fa niente! Cavolo! Oh, mamma mia, raga, ce l'ho fatta! Siamo un'ora di registrazione di video, raga. Non ce la facevo, facevo sempre la stessa cosa, non capivo che dovevo fare con la pala. Poi ce l'ho fatta. Oh, look at that. Those mine cars meant the world to that old guy. Maybe a reward is in order, hmm? Però balla un pochino, Dammi la ricompensa, Dio. Vabbè, intanto magari riportiamo... Ah no, i tizi ok, stanno qui. Riportiamo qua... Però io voglio una ricompensa, Cioè... Oh cavolo. Che è successo? He was down here a long time, and that'll take its toll. Obtaining the thing you desire most isn't always as hard as it's made out to be. Che comunque credo che la storia doveva andare così, almeno spero. That, my friend, is what's hard. Ok ragazzi, qui che cosa c'è?
Non ce la facciamo mai? Ma vabbè. Ok, qui c'è qualcos'altro che si apre, ma io direi comunque di proseguire nel prossimo episodio. Quindi, io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!